ma scusate, che passa? Ho già fatto il danno nella nostra nuova sistemazione, porca vacca, subito a farsi riconoscere. Ho rotto una bottiglia di vetro, ci siamo fatti dare la scopa per pulirgli bene, così abbiamo chiesto scusa. Subito la figura degli ubriaconi. Minchia, davvero, porca troia. L'abbiamo pulito bene, stando attenti, le bricioline. Mica non erano già arrivati due pezzi fino giù che non abbiamo visto, così il tipo, io raccolgo anche questo. No, lui è super gentile, per carità, però sempre farsi riconoscere, porca vacca. Che poi qua, come dicevamo l'altra volta, c'è pieno di uomini bianchi che camminano a piedi nudi. Cavolo, c'è da avvisarli che ho rotto del vetro. C'è del melodramma qua. Un altro perrito in cerca di coccole. In quel di Masunto oramai ci stiamo rilassando, stiamo incontrando sempre ombre in posti più improbabili. A volte si riesce ad andare sotto qualche palapa, altre volte invece è già accessoriata per farci andare a pagamento, quindi evitiamo. Siamo all'ingrasso. Io tutti i giorni penso, stamattina almeno la colazione la salto, perché non va bene mangiare sempre quelle robe lì, dopo no, non va bene. E tutti i giorni le compro. C'è questa panaderia che fa queste pagnotte di pane, poi viene, con anche un po' di dolcetti. Ma veramente buone, anche il caffè è veramente buono. Sì, non si riesce a fare a meno. Pazienza, vedremo, andrà come andrà, speriamo che non torni mal di pancia o robe del genere, mangiando tutti i giorni due volte al giorno cose di forneria, e la terza volta al giorno mangiamo il tacco, quindi stiamo mangiando davvero male. Poi io adoro svegliarmi con la luce del sole, perché mi sveglio più naturalmente rispetto a quella sveglia, mi sveglio che mi sento più attiva, mi sento meglio. E qua, oltre a svegliarsi con la luce del sole, dato che la nostra camera non ha finestre né niente, in più ti svegli con tutti gli animali che chiacchierano tra di loro, ma arrogantemente, nel senso tra galli, uccellini, cani. Quindi spettacolo, mi sveglio sempre super presto, super riposata, meraviglioso. Anche la balena dalla spiaggia, meraviglioso, super emozionante. Sì, spettacolo. Davvero. Una volta nella nostra vita. Sì, dalla spiaggia proprio si vedeva chiaramentissimo la coda, e ci hanno spiegato che probabilmente stava lottando con una qualche orca, probabilmente perché stava facendo il movimento che fa normalmente per difendersi. Almeno, quando non abbia via di fuga. Il bagnino dalla sua torretta ha detto questo. Ha sentenziato noi questo. Noi ci fidiamo, perché noi comunque abbiamo visto solamente o il corpo della balena passare o sì, la coda. Sì, respirare, wow, meraviglioso, da lacrime proprio, da pelle d'oca, non c'era mai capitato di vederla così dalla spiaggia. Dalle tartarughe qualche giorno fa, le balene adesso, è uno spettacolo. Sì, siamo qua felicissimi, eravamo in dubbio se tornare su questa costa oppure no, quindi per fortuna. Sì. Spesso ti rendi conto del potere dei soldi e di quanto potere ti dà avere i soldi in banca. Cioè, nessun potere, perché i bancomat spessissimo sono privi di disponibilità in paesi dispersi, quindi rischi sempre di non poter prelevare né niente, quindi so cazzi. La chiesettina di Masunto non l'avevamo neanche vista. Siamo passati in panaderia,
abbiamo comprato i nostri spizzichini da mangiare. Vuoi non averli pagati e lasciati là? Però li abbiamo recuperati, quindi è bene ciò che finisce bene. Eravamo già arrivati in spiaggia, siamo dovuti tornare dietro e presentarci là dicendo scusi, eravamo qua 5 minuti fa, abbiamo lasciato qua tutto quello che avevamo comprato. Praticamente tutte le bancarelle di vendita di artigianato, di vestiti, di varie robe, sono praticamente tutti di viaggiatori che cercano di arrotondare, di ricavare qualche soldo per il proprio viaggio, vendendo ciò che sanno fare o ciò che hanno. Tante volte capita anche di vedere chi gira con le ceste piene di qualcosa da mangiare e propone quello, tipo, non so, abbiamo visto il sushi, abbiamo visto... Molti argentini propongono le specialità argentine, ognuno si improvvisa come può con lo strumento. Allora, tratti distintivi di Mazunte e Zipolite, perché più o meno siamo sulla stessa... linea, però per ora parliamo di Mazunte. Cosa diresti? Prima di tutto, piedi nudi, tatuaggi, dread, capelli, peli e capelli ovunque, bisogna tenere per forza i peli sotto le ascelle perché sennò... Poi cane. Abbracci, abbracci. Cane, un sacco di cani. Cane, cane. Però cani anche un po' randagini, comunque molto liberi, liberi. Il padrone. In libertà anche loro. In libertà anche loro. Poi abbracci, sempre, a chiunque. Topless, rigorosamente. Topless come se piovesse. Come se piovesse. A Zipolite ci aggiungiamo il nudo integrale, però... Anche se anche qua un paio abbiamo visto. Anche qua un pochettino, però è già più l'accezione. L'altra volta era proprio solo una roba studio di Zipolite, invece stavolta anche qui qualcuno. E artigianato, artigianato homemade dai turisti delle varie parti del mondo che li vendono qua. Ovunque. Ah, e sostanze psicoattive largamente tollerate. Torniamo come al solito nei soliti posti, oramai nominato posto di fiducia questo, perché fa delle cose buonissime, cucina messicana ovviamente perché la adoriamo. Ci ostiniamo nonostante avessero sbagliato il conto il primo giorno, ci volevano far pagare meno di quello che dovevamo, noi glielo abbiamo sottolineato, abbiamo pagato quello che dovevamo, bene, gli altri giorni ci hanno fatto pagare sempre qualcosina in più. Non sono stati lì a sottolinearlo perché in più di davvero poco, di qualche centesimo di euro. E ci fanno aspettare le vite, una vita intera aspettare di poter essere serviti e di poter mangiare qualcosa, stasera anche di potersi sedere. Non so perché ci ostiniamo, però andiamo avanti così. E direte, ah, allora è buonissimo, è per quello? Discreto, normale, come tutti gli altri. Ecco qua, nel menù di oggi è compreso un panino con la trippa. Wow! La trippa è molto usata, ma proprio perché è molto usata si fa fatica a trovarla, solitamente finisce prestissimo. Finisce subito, è dorata. Poi abbiamo dei bellissimi tacos di suadero. Suadero che è? Maiale fatto... Maiale lesso. Lesso. E... nopales alla messicana con la pasta di fagioli, un po' di formaggio, adesso arriveranno le tortilla. I nopales sono le foglie, quelle piatte dei cactus, quelli che fanno i fichi d'India. Ecco, quella parte dei cactus più piatta, proprio dove ci sono le spine, sono i nopales e qua si mangiano tantissimo e spessissimo, fanno anche molto bene, quindi... Mostriamo l'intimità di questo bagno. Sì, è occupato. Sì, diciamo che l'intimità non è il cavallo di battaglia di questa sistemazione, ma
Fino a ieri abbiamo dormito in tenda azzardandoci perché è necessario e perché è la stagione secca. Stasera ha piovuto tantissimo, tantissimo, pochissimi minuti perché non neanche ci siamo accorti, ma ci ha bagnato dappertutto, lampi, tuoni. Abbastanza per rovinarci la vita. Sì, 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 no, sarebbe stato un disastro. Meno male. Per fortuna. Svegli molto presto, vogliamo andare a provare a vedere se c'è ancora qualche spazio per fare il tour sulla barca, a vedere le balene, i delfini, le tartarughe. Luca non è ancora sveglio del tutto, vero? Inizialmente pensavamo che avremmo fatto questo tour in Bassa California, perché è la zona in cui è più caratteristico di tutti, è la zona migliore per vedere le balene. Però per un motivo o per l'altro non siamo riusciti ad arrivare fino alla Bassa California in questi primi sei mesi. Vedremo, prima o poi ci andremo sicuramente, ma dato che non sappiamo se quando ci andremo sarà stagione o no, ne approfittiamo qua perché abbiamo visto che di balene ce ne sono in abbondanza, quindi la possibilità è comunque alta. E li organizzano, il prezzo non è esagerato, non c'è un assembramento di barche all'interno del mare. Abbiamo visto ieri che c'erano le balene, comunque c'è sempre una barca intorno, non ci sono mai, non c'è mai tanta ressa, quindi proviamo. Luca non ha neanche ancora detto neanche una parola tra le queste di amore e d'affetto. Vabbè, capito. Niente, cavolo, ci siamo svegliati presto per niente, perché le barche erano già piene, quindi niente passeo in mattinata. Adesso vediamo se durante la giornata sentiamo qualcuno che vuole andare, andiamo più tardi. Perché da quello che ci hanno detto partono i tour alle 8 sicuramente pieni di gente e vanno. Durante la giornata partono solo se riescono a riempire le barche. E quindi sentiamo durante la giornata, al massimo prenotiamo per domani mattina. Che poi il tipo a cui abbiamo chiesto sembrava davvero confuso, perché sì, ci ha detto proprio l'informazione base, abbiamo cercato di dirgli ma durante la giornata c'è la possibilità o solo prenotiamo per domani mattina. Ma era tutto agitato dicendo devo andare a far colazione. Era visibilmente confuso finché ha detto no, adesso devo andare a far colazione. E ci ha lasciato lì. Cioè, solitamente quando gli chiedi informazioni ti sbranano, no, puoi riassicurare la tua prenotazione. No, lui no, doveva solo andare a far colazione. Comunque abbiamo stereotipato e ironizzato riguardo le persone che frequentano questo posto, ma per farci due risate, perché è un posto pazzesco, persone super tranquille, in linea di massima anche un turismo piuttosto rispettoso sia della natura. Molti viaggiatori, molta gente che sta qua secondo me per diversi periodi, lunghi periodi. Sì, sì, è davvero speciale, nel senso noi ironizziamo, ma abbiamo scelto di tornare qua un'altra volta. Abbiamo scelto di venire qua in mezzo, nonostante qua non puoi avere a che fare con i messicani più di tanto, e lo sapevamo benissimo. Però è un piccolo villaggio di magia, dove regna un'atmosfera completamente diversa da quella a cui siamo abituati. A volte se ne ha bisogno di respirare un'aria così. È molto, molto libera, ognuno vende quello che vuole, si ferma per strada con le proprie robe, chi vende il cibo, chi vende... Sì, è davvero stimolante. A mano, è molto chi bello. Chi suona. Però, è un posto meraviglioso perché c'è un sacco di natura, pieno di uccelli. In vita mia ho visto tre balene, le ho viste qua. Esatto. Negli ultimi due giorni, quindi... Esatto, sì, anche paesaggisticamente è spettacolare, è davvero un posto con un'atmosfera fantastica. Niente, ci confermano che c'è più possibilità di vederle la mattina, coi tour della mattina, quindi non andiamo più tardi perché è importante vederle per noi, vedere balene e delfini vorrei vedere di più, però avere una piccola sicurezza. Aspettiamo durante la giornata perché un signore che abbiamo conosciuto ieri ci ha assicurato che se nel caso non le vedessimo ci fa fare un giro in più, un giro il giorno dopo ad esempio. Quindi proviamo ad aspettare quel signore. Niente, oggi ci siamo svegliati presto per niente, però mi piace, al mare è bello anche svegliarsi presto e fare il nostro giretto in spiaggia. E vediamo domani perché ci siamo spinti all'ultimo, noi volevamo che domani fosse l'ultimo giorno qua. Vediamo adesso come vanno le cose, al massimo ci fermiamo qualche giorno in più, che male non ci fa. Lontana? Eccola!
anche chi azzarda ad arrivare a nuoto dove ci sono le balene. Ho detto Luca di farmi tanti video perché sono nerissima, di approfittarne. Mi passerà fra 4 giorni al massimo. Ogni giorno riposino in camera dalle 11:30 alle 3, le ore troppo calde, e in cui non c'è neanche un filo d'ombra in spiaggia. Torniamo a casa, montiamo i video, ci idratiamo parecchio. Perché abbiamo deciso di fare investimenti di breve periodo qua, immobilizzare capitale più che veri e propri investimenti. Abbiamo deciso che per non perdere il capitale lo immobilizziamo in bottiglie di birra di vetro. Perché qua se prendi... Hai tutto il conto. Se prendi la birra in vetro, qua dopo vai a portargli giù il vetro e ti danno qualche centesimo per che lasci giù per cauzioni, in poche parole. Quindi abbiamo deciso di impegnare il nostro tempo così. Comunque qua abbiamo incontrato tutti gli italiani che non abbiamo incontrato in un anno e mezzo di viaggio. Sì, non incontravamo mai. Amasunte adesso in questa stagione c'è pienissimo. L'altra volta no, ma adesso giuro, la metà della gente è italiana. Oddio che schizzata. Solo nell'ultimo periodo abbiamo scoperto l'arabe, praticamente il kebab. Penso sia la stessa cosa e proprio venga chiamato così proprio perché è il kebab. Se non è la stessa cosa, comunque è molto simile, il sapore è molto simile, viene cucinato nella stessa maniera del pastor e quindi del kebab, e guarda com'è. Sono praticamente tutte le fette di carne messe in fila una con l'altra, speziate. In questo caso non viene cotto da lì, ma lo tagliano e lo cuociono sulla piastra. Comunque è stra buono. Tanta roba. Ah, è servito arrotolato. Per adesso tutte le volte che l'abbiamo mangiato sono tacos, chiamano tacos, ma li servono arrotolati. Amore, stavo riprendendo. Ma io so che si mettono sempre lì i gatti. Ah, che belli. Chiudi tu, per favore. Ti ho in mano la birra. Ultimo risveglio in quel di Masunte. Ultimo riconsegna del vetro di ieri. E ultima colazione da panaderia molto buona. Giusto, stiamo giusto andando a fare quello e dopo ripartiremo. I risvegli da queste parti sono tanto meravigliosi quanto a volte un po' traumatici. Occhio al gatto, eh? Sì, l'ho visto. Perché questo posto è bellissimo, senza finestre e tutto. A me sinceramente lo apprezzo tanto perché sei sempre all'aperto anche quando sei in stanza. Però come ben potete sentire, i rumori ambientali sono tantissimi. Ti cullano nel risveglio a volte, altre volte sono davvero aggressivi, come stanotte. Cioè hanno iniziato prestissimo ad abbaiare tantissimo i cani, a cantare i galli, quindi ci siamo svegliati più presto del solito perché stanotte è stata particolarmente movimentata. Dicono, in questo viaggio ci è capitato spesso di sentircelo dire da chi così vive a stretto contatto con tanti animali, che la luna piena influisce queste cose. Solitamente i giorni immediatamente successivi alla luna piena gli animali sono un po' pazzerelli e quindi ti svegliano con molta facilità. Anche Masunte è un pueblos che è nato come comunità. Qua in Messico ci sono modi diversi di gestire la burocrazia, l'organizzazione dei pueblos. Infatti le comunità praticamente sono villaggi
in cui tutto il potere, l'organizzazione, eventuali sanzioni, qualsiasi aspetto della vita viene deciso e gestito dagli appartenenti, alla comunità e quindi non dallo Stato. E questo si rispecchia anche nelle piccole cose come la gestione dell'immondizia. Praticamente qua la gestione dell'immondizia non è gestita a livello statale ma a livello comunitario, e quindi a volte dà dei problemi perché non ci sono nemmeno i servizi base che lo Stato dovrebbe assicurare. Ma Suunto è stato molto fortunato perché, essendo un villaggio bello con il bel mare, una bellissima natura, si è evoluto sempre di più, tanto che adesso è turistico, è grande, è piuttosto ricco rispetto ad altre comunità. E bellissimo anche di questo paesino è che c'è sempre qualcuno che suona, qualche strumento, che canta, anche di notte a volte, e cantano anche quelli che, diciamo, non hanno il dono, però non gliene frega niente, cantano lo stesso, è bellissimo. Guarda.